Ciao ragazzi, bentornati sul canale ufficiale Langa Studios. Anche oggi partiamo assieme per un viaggio all'interno dei nostri progetti video e parliamo di loghi, perché a volte un logo vale più di mille parole, come disse una persona importantissima, io. E soprattutto più si colpisce lo spettatore, più lo si interessa a quello che si vuole comunicare. Prendiamo questo logo, concepito in modo piuttosto netto, immagine sopra e scritta sotto, non separabili. Cosa si può fare con un prodotto del genere? Si può tentare di elettrizzare lo spettatore. Ad esempio, partiamo con ordine. Facciamo uno sfondo sfumato tra due colori molto netti, blu e verde, che si dirige in diagonale verso destra. A questo punto mettiamo dentro il nostro logo. Ecco. Vedete che lo tracciamo completamente, perché adesso lo faremo risplendere, non di luce propria, ma con un effetto che si chiama saber, laser, chiamatelo un po' come volete. Un effetto davvero interessante con cui possiamo giocare con colori, forme, adattarlo soprattutto al nostro logo. Quindi giochiamo un po' con le sue impostazioni, gli diamo la luminosità che ci interessa e impostiamo il contorno del logo con un po' di movimento. Ne mettiamo anche più di uno perché vogliamo giocare un po' con colori e luci, sempre senza esagerare perché sennò viene un risultato un po' incasinato, e facciamo un po' di contrasto tra blu e giallo, aggiustando con le curve per avere sempre un movimento uniforme, un movimento armonioso. Duplichiamo l'effetto, lo ruotiamo, lo sfochiamo, lo oscuriamo un po', lo mettiamo schiacciato per terra in modo da farlo sembrare come un riflesso. Infine possiamo anche aggiungere una sfumatura di colore diverso da cui partire per poi creare un fade e integrarla con la sfumatura che abbiamo scelto in precedenza, e poi con una maschera simuliamo le due bande da cinema. Con un movimento telecamera andiamo anche a creare il movimento dell'inquadratura per avere qualcosa di un po' più uniforme, ed ecco voi il risultato finale.